Questo era Brian Eno con No One Receiving, il primo brano scelto dal nostro ospite Sante Bandirali. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora Sante, ti chiedo di raccontarci questa tua prima scelta, così poi ci agganciamo al tuo libro. Brian Eno, partiamo dal nome, perché Brian, uh-huh, anagramma di brain, cervello, ed è molto Brando, che è il protagonista maschile del nostro romanzo, del mio romanzo. Sì. E poi Brian Eno, comunemente ritenuto un genio, e in effetti anche Brando è un genio, ma in particolar modo questo brano, tratto da un album storico del 1977, Before and After Science, con questa riflessione sulla scienza, sull'importanza della scienza nelle nostre vite. Questo brano, che a un certo punto dice, c'è un verso che dice: Through a photo of our designing, we are lost among the windings of these metal ways. Cioè, in pratica, per un errore di progettazione, ci siamo persi fra i tornanti di queste strade di metallo. Ecco, un errore di progettazione del figlio, mm-hmm, perfetto che avrebbero voluto Brando e Sofia, che sono i protagonisti di Papiro, questo figlio che per l'appunto si chiamerà Papiro, un errore di progettazione li porterà ad avere un figlio che non è esattamente quel figlio perfetto che loro si aspettavano. Riflettevo prima di chiamarti su quanto avremmo potuto raccontare di questo libro, in effetti, e mi sono ripromessa, ho detto vabbè, lo faccio dire a lui quello che vuole dire, nel senso che il punto centrale in realtà è bello da scoprire, ma sicuramente è molto funzionale per raccontare la storia, quindi non so, decidi tu insomma se vuoi mi pare di no, perché non l'hai detto, quindi è un errore di progettazione, diciamo che c'è una riflessione ovviamente su quello che i genitori si aspettano dai propri figli, no? Sul fatto che i figli debbano essere un po' come i genitori vogliono, o perlomeno seguire una forma, una complessità che è quella che il genitore si aspetta, ma ovviamente la vita spariglia le carte, perché nonostante i due protagonisti, come tu hai detto, siano dei geni, no? Delle persone che vengono continuamente chiamate da tutti i convegni nel mondo per mostrare la propria capacità intellettiva, per raccontare le proprie scoperte, ricerche, e in realtà poi la vita ci mette lo zampino anche in questo grande rigore scientifico. Un po' volevi raccontare, immagino, anche questo. Sì, loro sono effettivamente dei grandi geni universalmente riconosciuti, nessuno mette in dubbio questa grande cosa, e decidono a un certo punto della loro vita di unire i loro geni, mm-hmm, in tutti i significati del termine, per avere un figlio. E ovviamente da due come loro non può che nascere il figlio perfetto, non può esserci nient'altro. E infatti la progettazione a cui mi riferivo prima è proprio raccontata all'inizio del libro, ed è una lunga fase in cui nulla viene lasciato al caso, tranne l'unico dettaglio del sesso del nascituro, perché sono comunque di mentalità aperta, certo, non vogliono per forza di cose o un maschio o una femmina, questa cosa la lasciano alla natura. Sono così precisi che programmano il tutto funziona perfettamente. 9 mesi esatti dopo nasce Papiro, e apparentemente è proprio quel figlio perfetto che loro vorrebbero, che è già investito dalla missione di essere il più grande genio per il futuro, per i millenni a venire, la speranza per l'umanità, perché da lui dipenderanno moltissime invenzioni, creazioni. Cioè ci si aspettano grandi cose. Poi da qualche parte probabilmente c'è questo errore di progettazione, perché questa perfezione attesa non c'è, e loro si ritrovano a un certo punto a dover gestire un problema che appunto il lettore, mm-hmm, scoprirà da sé nella lettura, in modi abbastanza bizzarri, perché è un problema unico nel suo genere, cioè non si è mai verificato nessun problema di questo tipo nella storia dell'umanità. Diciamo che è una caratteristica che loro hanno, ed è anche, diciamo, una riflessione, un percorso, ecco, che loro fanno nel libro, è proprio questo, cioè cercare di capire se
combattere o arrendersi. È una riflessione che molto spesso la coppia si trova a fare davanti a queste tisane. Questi fanno tisane in continuazione e mentre bevono queste tisane si dicono: ma dai, insistiamo, oppure ma lasciamo perdere. Allora si tirano su a vicenda, no? Cercano di darsi forza a vicenda per proseguire, perché obiettivamente un altro argomento è quanto e come si può reagire alla complessità e soprattutto alle parti sorprendenti della vita, no? Quanto si può cedere alla mania di controllo e quanto invece bisogna lasciare andare, che è una cosa che i genitori penso fanno quotidianamente, no? Dipende. Sì, sì, diciamo, cercano di fare, cioè ci si trovano sicuramente, esatto, cioè che faccio, controllo, che faccio, interagisco, che faccio, lascio stare oppure cerco di impormi, ovviamente nel modo ironico con cui tu hai trattato l'argomento, perché è un argomento paradossale, molto anche fantasioso, e c'è una riflessione anche sullo stesso mondo dei libri, cioè a un certo punto tu rifletti, insomma, tiri in ballo anche per esempio i libri scritti dagli youtuber, da questi talent, no, che si buttano, che anzi più che si buttano, che vengono buttati nel mondo dell'editoria, e io lì ci ho visto ovviamente anche l'occhio dell'editore che un po' criticamente fa porre l'attenzione sui tanti fenomeni che insomma il variegato mondo dell'editoria ci pone davanti agli occhi. Infatti io l'ho voluto fare col sorriso sulle labbra, sì. Però in questo libro c'è anche molta critica sociale, mm-hmm. sia per come accennavi giustamente tu, per quanto riguarda questi genitori con eccessive aspettative nei confronti dei figli, che programmano la loro vita al minuto secondo, e in questo modo andando un po' a togliere quella spontaneità dell'infanzia, quel fare da sé le esperienze, tutto sempre controllato, tutto sempre programmato, quando invece io sono convinto che i bambini abbiano bisogno di fare molte esperienze da soli, cominciare ad avvicinare la vita anche senza questa estrema tutela da parte dei genitori. E poi sì, c'è molta satira sociale all'interno di questo libro, sembra a volte che si parli di tutt'altro, e per esempio c'è anche questo sguardo sull'editoria. In questo caso salta fuori, come hai accennato, la mia altra anima, cioè mm-hmm. non soltanto di autore, come nel caso di Papiro, ma anche quella di editore di Uovo Nero. E nel libro si ritrovano anche molti dei temi che stanno a cuore a me e alle mie socie nella casa editrice, cioè lo sguardo sulla diversità, sulla comprensione della diversità, sull'accettazione. I due genitori, Brando e Sofia, soltanto dopo un po' di tentativi di correggere il problema, si trovano di fronte al e se lo tenessimo così com'è, ma diventa immediatamente un'opzione da scartare, perché nessuno dei due in realtà è disposto a rassegnarsi ad avere quel figlio imperfetto, e di conseguenza cominciano a perlustrare ad affidarsi, ad andare a interrogare dapprima quelli che sembrerebbero gli interlocutori più naturali, cioè gli scienziati, gli esperti, certo. I medici, i professionisti, e poi dopo una serie di insuccessi a raffica, uno dopo l'altro, incominciano anche ad affidarsi a cose che sembrano tutto l'opposto, quindi addirittura al massimo grado della irrazionalità. E paradossalmente il libro ci mostra che a volte anche questa eccessiva fiducia nella scienza è un po' sopravvalutata, andrebbe un po' più ridimensionata, perché a volte nell'ineffabile, in quello che ancora non riusciamo a spiegare, troviamo delle risposte, troviamo delle soluzioni, magari troviamo semplicemente un modo di vivere un po' più umano che ci arricchisce un po' di più.
Questo è anche una grande riflessione sull'idea del libro stesso, secondo me. Più che altro anche un modo per raccontare il proprio amore per i libri, perché ci sono dentro ovviamente tanti libri. La casa di questi due genitori è una casa che praticamente ha le fondamenta quasi sui libri, no? Perché loro passano tutta la loro vita sui libri, studiano e i libri hanno un ruolo importante anche nella vita di questo bambino. E ci sono delle figure legate ai libri, c'è un bibliotecario molto importante, cioè insomma, una figura importante che è incarnata dal bibliotecario, e c'è anche, diciamo, forse ci sono i vari approcci che si possono avere con l'oggetto libro, l'approccio appassionato, l'approccio che divora, l'approccio che lo usa come studio, come, diciamo, come strumento, ecco. E non so se volevi anche un po' mettere questo nel discorso, perché per esempio tu, occupandoti anche di letteratura per l'infanzia, molto spesso i bambini utilizzano i libri in maniera diversa, no, dagli adulti. È come se ci fosse un rapporto fisico, è come se le figure fossero figure vere, no? Come se non fossero delle cose disegnate, ma fossero effettivamente dei personaggi che prendono vita e che poi loro ritrovano nella realtà che li circonda, e quindi fanno dei collegamenti, si guardano attorno, ed è come se non ci fossero differenze fra i due piani, fra il piano della lettura e il piano della realtà. E che mi dici di questo? Papiro è sicuramente anche un libro sui libri, già a partire dal titolo, Certo. il nome dato a questo bambino fa riferimento a un materiale su cui erano scritti libri nell'antichità e che ci ha permesso di ricevere in eredità alcune grandi opere del passato. E ci sono tantissimi usi del libro all'interno dei libri, cioè dei libri all'interno di questo libro. È vero che i bambini hanno anche il diritto di ciascuno di trovare il proprio modo, la propria strada per entrare all'interno di un libro. Papiro, infatti, trova la sua La sua strada, che è una strada, strada del certo. tutto originale e unica. E tanti altri personaggi del libro ci mostrano approcci diversi al mondo dei libri e ruoli diversi che si completano a vicenda. A un certo punto addirittura nel libro compare dapprima l'autore e poi anche il libro stesso. Quindi è una riflessione sul mondo dei libri, però è anche una riflessione sull'infanzia e il rapporto tra infanzia e mondo dei libri. Anche in questo caso ho voluto proprio rappresentare attraverso questa storia il fatto che a volte si chiede ai bambini di fare un uso, come dire, monodimensionale del libro, cioè il libro è quella cosa che va presa in mano, letta dall'inizio alla fine e poi bisogna farci, la scheda di lettura, gli esercizi e tutto quanto. E invece i libri ci possono aprire mondi, attraverso strade anche molto diverse fra loro. Ma volendo c'è anche un po', adesso ci pensavo mentre parlavi, una riflessione sulla performatività della cultura, no? Sul fatto che si debba vivere la cultura come un qualcosa di cui vantarsi, come se avesse necessariamente una funzione anche di essere più bravi a trovare tutte le soluzioni, no? I genitori hanno questo tipo di approccio, è una cultura che deve essere mostrata e deve vincere. A un certo punto c'è un incontro con altri due membri della famiglia e lì c'è una gara, una lotta, no? Tra chi ha più nozioni, chi conosce più cose, chi cerca di saper leggere meglio la realtà, anche se poi nello scoprire la realtà a volte non è la cultura che fa, o almeno la nozionistica, no? Che fa la differenza, o questo cercare di dimostrare, come dicevi anche tu, no? Fare le schede, dimostrare che hai capito, saper collegare, e poi magari invece c'è il mondo dell'accettare le cose come sono e forse anche di godersele, no? Piuttosto che dimostrare di saperle. Il nozionismo è una grandissima minaccia al nostro mondo, Sì. perché è lo stare sulla superficie della conoscenza per mostrarla agli altri, quando invece magari scendere un po' più nel dettaglio senza ricordare esattamente le informazioni che si possono reperire molto facilmente quando serve, ma riflettendo, scavando nel pensiero, è una cosa che si fa
ahimè, troppo poco. Mm-hmm. E a volte capita addirittura di vedere dei presunti intellettuali che fanno delle che parlano come se fosse per l'appunto una gara a chi mostra di avere più conoscenze, più citazioni, più una maggiore bravura e un maggiore virtuosismo nel tirare fuori a raffica nozioni. Mentre invece quello che ci manca, soprattutto oggi che abbiamo confidenza con mezzi molto superficiali, molto rapidi, che non entrano in profondità come tutto il mondo social, quello che ci manca è proprio la riflessione, mm-hmm. la lettura lenta, la lettura che porta a riflettere, la lettura che nella quale entrare ed entrare a fondo, non la lettura rapida che dura 2 secondi di un post su Instagram o su Facebook che poi non lascia nulla, che scompare e non allena nemmeno la mente a questi processi di pensiero più profondi. Sì, c'è anche un po' questo bersaglio all'interno del libro, in quel capitolo dove il cugino, che non per caso il cugino di Papiro si chiama Vicky, ed è figlio di Anike, che è la sorella di Sofia, della madre Sofia, di chi è il nozionismo all'estrema potenza, all'ennesima potenza, e viene messo in crisi da un trucchetto che si usa a scuola, che Brando, che non sopporta questo ragazzino, mette in atto grazie alla complicità più o meno volontaria di Papiro. Esatto, più o meno volontaria. E, senti, invece, torniamo un attimo alla scrittura di questo libro. Sicuramente c'è stato da parte tua un gran lavoro sul linguaggio, perché appunto l'hai citato anche tu, in mezzo ci sono dei meta riferimenti al libro stesso, all'autore, ma poi alle varie voci dei personaggi, anche a un certo punto a tutte le persone a cui loro si rivolgono, o anzi che vanno da loro per cercare di risolvere il problema, tu adatti, no, la voce anche a chi sta parlando. Come è andata questo percorso? Come diciamo, hai costruito questo libro e questa storia? I personaggi, quando sono nati i personaggi, sono nati automaticamente come voce, come okay. sonorità. Io ho una formazione da musicista, e la mia formazione musicale credo che nella mia scrittura si faccia sentire abbastanza, in modo abbastanza forte. Per cui quasi ancora prima di essere di avere un volto, perché poi quando si scrive io cerco perlomeno di immaginare tutto nel dettaglio e poi ridurre magari a 2 o 3 frasi una scena molto dettagliata, perché solo così si può, secondo me, si riesce a dare l'idea al lettore, un'idea abbastanza profonda, abbastanza a connotare bene i personaggi, perché se lo si fa molto rapidamente il rischio di appiattire un po' tutto. Mm-hmm. I personaggi nascono molto spesso già come sonorità, quindi molti hanno delle parlate dialettali, ora non so quanto filologicamente corrette, perché è il suono che questi dialetti hanno assunto nella mia mente, e altri hanno un tipo di parlata molto, molto connotata. Penso per esempio ai 2 youtuber mm-hmm. che compaiono a un certo punto nel libro, sono estremamente connotati sia l'uno sia l'altro, la coppia Silenzio e Assenzio, che sono youtuber famosissimi con milioni di follower, e sono nati soprattutto come sonorità, e poi la scena ha preso corpo un po' da sé. Ok. E, ecco, un po' teatrale, non so se hai pensato, perché ci sono dei momenti, dei dialoghi che danno un po' la sensazione di che potrebbe essere uno spettacolo. Non so se ti è venuto in mente, se ci avevi pensato. No, non ci ho pensato, sarebbe molto bello sicuramente. Perché potrebbe funzionare anche per ragazzi. Come sì. Idea, secondo me potrebbe funzionare. Pensaci, chissà se magari qualcuno ti dà questa possibilità. Grazie mille a Sante Bandirali, abbiamo parlato del suo romanzo Papiro, pubblicato da Marcos y Marcos. La tua seconda scelta musicale è Cia Cia Ciaff della Pozzanghera di Vinicio Capossela. Come mai l'hai scelta? Perché questa canzone è
Parla proprio di una cosa a cui abbiamo già fatto riferimento nella nostra chiacchierata prima, cioè il fatto che a volte ai bambini si dice di girare intorno alle pozzanghere e quindi di evitare tutti gli incontri con quelle esperienze che potrebbero essere problematiche. E invece nella canzone Vinicio Capossela rivendica il diritto di entrare e di saltarci dentro quella pozzanghera, di schizzare tutto. A un certo punto dice: non mi insegnate a girarci attorno. La voglio misurare quanto è profondo, io voglio misurare quanto è profondo il mondo, non mi sgridate con la vostra pulizia, con la vostra cura piena di paura, perché alla fine il genitore Certo. proietta la propria paura sul bambino dicendogli di girare intorno, ma in questo modo se iperproteggiamo sempre i nostri figli, non permettiamo loro di sviluppare quegli strumenti che li mettono in grado di difendersi nei confronti del mondo, ma soprattutto di conoscerlo, di esplorarlo e di diventare degli esseri umani a tutto tondo. Ed ecco che abbiamo tracciato una linea tra Vinicio Capossela e Peppa Pig, con questa immagine di lei che è diventata giustamente un cartone famoso proprio per aver spinto nuovamente i bambini a lanciarsi nelle pozzanghere. Salutando Bluey anche. Esatto. Grazie mille a Sante Bandirali. A Grazie presto. a te. Ciao. Ciao.